Siamo qui con il consigliere Sarno del PD, Extinction Rebellion sta facendo una dimostrazione davanti al consiglio regionale. Consigliere, chiederà che una delegazione di Extinction possa accedere all'aula? Credo che sia doveroso ascoltare questi ragazzi che ormai da tanto tempo stanno chiedendo conto delle scelte di questa giunta, a partire ancora dall'altro movimento dei Friday, quando questa giunta non ha voluto dichiarare l'emergenza climatica. Questi ragazzi hanno fatto azioni anche forti, serie, perché i contenuti di questa azione sono contenuti scientifici. Noi abbiamo bisogno del livello regionale, del livello nazionale, di scelte coerenti all'emergenza climatica. O è così oppure saremo anche come istituzioni colpevoli. Il primo passo di un'istituzione pubblica è ascoltare le loro proposte, ascoltare anche la loro rabbia, che per quanto mi riguarda è la stessa rabbia con cui affronto questi temi. Quindi sì, apertura dell'aula, chiederò ufficialmente al Consiglio regionale e alla Giunta di poter ricevere una delegazione e ascoltare i contenuti con cui stanno manifestando con forza sull'emergenza climatica. Grazie consigliere. Grazie a voi. Quindi in questo senso il tema, gli ho detto, al netto di questi interventi in aula, stai con questo intervento criminalizzando un intero movimento. E il fatto che non vogliate accogliere la richiesta di essere, come dire, di ascoltare i manifestanti fuori, a parte che è la prima volta, perché chiunque è passato qui è stato ascoltato, no? Gli ho detto, non è un movimento violento, cioè si entra, si parla, si discute, si dicono le cose e si esce rispetto a quello che è la dinamica normale di un'audizione. Quindi io ho detto questa roba qui, il presidente ha detto io posso anche accogliere e ascoltarli, ma avrebbe senso avere una delegazione della maggioranza. E io gli ho detto certo, anche della maggioranza, non solo dell'opposizione. Poi io quello che dirò è che continuerò a discutere fino all'una e di avere comunque un'audizione vostra. Poi chi vuole venire ad ascoltare ascolta, chi non vuole venire ad ascoltare non ti ascolta. Però la risposta del capogruppo Brioni è stata questa, un po' imbarazzante. Ma scusa, l'intervento sarebbe comunque in aula? No, fuori dall'aula. Cioè tu non puoi, se non è programmato l'incontro, non è che puoi intervenire in aula, perché non si può. Però si potrebbero entrare in aula. Sì, certo. Okay. Ufficialmente una delegazione, 3-4 persone, possono entrare. E con il presidente all'Asia, che evidentemente lui ha dichiarato che ha voglia di fare questa cosa, però ha sottoposto questa decisione al vaglio della maggioranza. E il presidente Preioni ha detto che non vuole ascoltarvi, cioè comunque lui l'ha dichiarato, potete sentire l'intervento. Io sono intervenuto dicendo questa roba, dicendo l'accoglienza di una delegazione non si è mai negata a nessuno, cioè i sindacati, i lavoratori, i Friday, cioè qualunque organizzazione che è venuta qua fuori è stata ascoltata. Cioè si va in sala delle bandiere, si va sopra al primo piano, si ascolta, si fa la discussione e poi appunto. E lui ha detto di no, Preioni. All'Asia ha detto sì, ma lascio la volontà alla maggioranza, perché non avrebbe senso. Io adesso gli dirò, il fatto che venga accolta la delegazione dal Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio non è in quella posizione della Lega, cioè lui rappresenta tutti noi, ok? Quindi il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio. Poi io ho chiesto che ci sia anche un membro di giunta, secondo me non verrà, però io ho chiesto questa cosa, quindi io andrò a dirgli di nuovo entro l'una, intervenendo sugli ordini dei lavori, a di darci una risposta, almeno una risposta. E seconda cosa, se vuole incontrare come Presidente del Consiglio lo può fare, perché rappresenta tutto il Consiglio e non ci siamo noi di giunta, amen. Però, come dire, questo è quello che è successo e devo rientrare a votare e boh, ci proviamo, cioè, fino all'una, se voi state qua all'una tanto c'è la chiusura, quindi come dire, di qua dobbiamo uscire, quindi anche solo per questo. Ah, del resto. Vogliono loro dal retro. No. Ma no, ma io gli ho detto che non c'è. Cioè perché non siamo pericolosi. Esatto, io gli ho detto, ragazzi, siamo, però, cioè, dire che il movimento, come dire, adesso non l'hanno detto ufficialmente, però far pensare che è, come dire, è un movimento macchiato di reati, gli ho detto, ragazzi, mi sembra davvero. Ma l'ho detto, io anche a 18 anni ho occupato il balcone, no, a 20 anni. L'ho occupato il balcone del Comune di Torino, era una manifestazione, va bene, no, non si fa, però è una manifestazione legittima, non è che qualcuno ha picchiato qualcun altro, ci mancherebbe altro. Comunque questo è qua. Grazie. Io adesso torno in aula a votare e poi grazie.
Non lo faccio vedere.